Dai castelli alle rocche, dalle ville ai parchi e giardini, ha così riaperto le sue porte il più grande museo diffuso d'Italia con la 13ª edizione della giornata delle dimore storiche. Un appuntamento per riscoprire le bellezze nascoste. 500 i musei nazionali aperti gratuitamente, 120 sono in Toscana. È bello, eh? Ma oggi è importante per far venire certamente molti genti. Nell'Aretino sono 11 gioielli visitabili, dalla Val di Chiana con il castello di Gargonza e quello di Montecchio Vesponi alla Val Tiberina con il Palazzo del Monte. Ad aprire le sue porte nel centro storico di Arezzo, la Casa Museo di Ivan Bruschi, per far conoscere così la collezione dell'illustre antiquario aretino. Mi piace molto. Questa rappresenta un'occasione per visitare luoghi che appunto fanno parte del patrimonio della nostra, del nostro paese, appunto le dimore storiche. Questa è una dimora storica a tutti gli effetti, la casa di Ivan Bruschi, il fondatore della fiera, nella quale è possibile vedere gli oltre 8.000 oggetti della collezione da lui raccolti e tra l'altro anche la mostra che è visibile al secondo piano, la mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Linare di Firenze, La sottilità dell'aria, che tra l'altro resterà visibile anche per tutta l'estate, quindi un motivo in più per visitare la Casa Museo.